Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla, accanto a me Stefano Nava. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. In campo Genoa e Inter. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito. Kwame! Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Scene. Biraschi. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Hanno dimostrato una solidità incredibile in difesa, concedendo pochissimo. Non sarà facile per gli avversari fare gol oggi. Palla vagante adesso. Sale De Silvestri. Attenzione, pericolo! Tiro che finisce fuori, poteva fare molto meglio. Vero e proprio incubo del difese Lukaku, tecnico e veloce, può trovare il gol in qualsiasi circostanza. Le statistiche parlano chiaro, è stata una vera macchina da gol questa stagione. Non mi sorprenderei se oggi ne facesse altri per puntare al record di reti in campionato. Grande intervento del difensore in area. Romero. Brutto. Buona l'intuizione qui. Fuori gioco, offside, è tutto fermo. Ma che brivido in difesa qui. E qui hanno rischiato, L'arbitro ha interrotto una potenziale azione da gol. Ben assistito qui dal suo collaboratore che non ha avuto dubbi e ha alzato immediatamente la bandierina. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Palla larga. Sale De Silvestri, cross in area, non la tiene Andanovic, attenzione. Ci riprova, il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Ha colpito di prima con potenza, ma visto che il pallone aveva una traiettoria centrale, forse il portiere avrebbe potuto, forse, fare qualcosa di più. Si riparte col Genoa avanti nel punteggio. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Recupera una palla. Palla girata sulla fascia. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Palla che è uscita, rimessa per l'Inter. Rimessa battuta davvero male, pallone regalato. Sanson. Kwame. Sanabria. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Occhio a posizione interessante. Attenzione, Andanovic non la tiene. Saponara. Sanson. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Schöne. Sanabria. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. Risultato che lascia aperto più di uno spiraglio per tornare in partita. Stanno perdendo, ma possono riaprirla. Non è finita. Inter con un gol da recuperare. Ora non deve commettere l'errore di attaccare in maniera scriteriata. Lukaku col tocco filtrante. Manovra gestita male.
Ecco Saponara. Buona circolazione. Attenzione al tiro. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. E la mette dentro. Ha sfruttato alla perfezione l'ottimo pressing che ha permesso di recuperare palla. Questo gol conferma la loro supremazia finora, sia nel gioco che nelle conclusioni, alla faccia di certi pronostici. Questo dimostra che a volte è meglio non partire favoriti, meno pressione, meno ansia da prestazione e soprattutto meno brutte figure. Sanchez prova a aprire la difesa. L'anticipo sull'attaccante. E dopo la fine della prima frazione, dunque... Calcio d'inizio della seconda frazione per l'Inter. Entrata decisa. Genoa che ha le migliori percentuali di possesso palla fin qui. Risultato che potrebbe anche assumere proporzioni più ampie se continuano a fare... Pallone profondo, pericoloso. Palla che spiove. Con più precisione qui potevano chiudere la partita. De Silvestri. La prossima gara casalinga di questa squadra che è valida per il campionato di A. Lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari. L'idea eventualmente è quella del contropiede. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Sanabria cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Vediamo cosa fa ora. Sanabria tira il respiro. Non la tiene Andanovic, attenzione. Aveva quasi trovato il gol qui da posizione impossibile. Sembrava una follia tentare la conclusione da lì e invece la palla è uscita di poco. Non ha avuto dubbi l'arbitro, dopo la norma del vantaggio è arrivata l'ammonizione. L'arbitro non ha fermato subito il gioco ma la prima occasione è intervenuta, una grande interpretazione. Intervento deciso. Il prossimo incontro di campionato li vedrà impegnati fuori casa, gara come sempre visibile qui su EA Sports. Regalano palla agli avversari. Lautaro Martinez. È l'occasione per tornare in partita. Sono ancora sotto di un gol, ma certamente hanno riaperto la gara. Hanno sofferto tanto in questa partita, ma hanno comunque trovato il gol. Sì, non si sono affacciati molto spesso nell'area avversaria, ma non hanno sbagliato. L'allenatore non vuole cali di tensione e allora ecco questo cambio per tenere la squadra sulla corda. Partita che si è messa in discesa per loro. Ma non devono abbassare la guardia. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. L'intervento del portiere che allontana. Palla consegnata agli avversari. Lautaro Martinez. Brozovic, la deviazione sul palo. Ripartono in campo aperto. Pareggio solo sfiorato, decisivo. L'intervento del portiere che ha negato la gioia del gol con una parata molto importante. Non devono abbattersi ora. Sanson, buona l'intenzione ma conclusione larga. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto di come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Kwame. Sale De Silvestri. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Partono in contropiede. Occhio al pallone filtrante. Ecco Lukaku. Si libera bene qui. Parata splendida qui del portiere. Ha evitato un gol sicuro. Giocatore che abbandona il campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona. Respinge il pallone di pugno. Può colpire da lì.
Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia, il pubblico si sta dimostrando il dodicesimo uomo in campo. Lukaku col tocco filtrante. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, eh? Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. Brozovic! E c'è la presa sicura del portiere. Appassionante testa a testa che li vede costretti a inseguire, seppure di poco, per recuperare lo svantaggio. Finale tutto da vivere. Risultato in bilico e l'Inter deve affrettarsi per trovare almeno il pari, visto Kouame. Decisivo qui il portiere. Rigore, calcio di rigore dunque. E qui hanno la possibilità di prendere davvero il largo e chiudere definitivamente il match. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento parato il calcio di rigore. La disperazione per questo errore. Matteo Borgocampo, quanto manca alla fine? Appena 120 secondi, ci dividono dal 90esimo. Bene così, grazie Matteo. Occhio all'avanzata. Tocco verticale interessante. È arrivato il fischio che ferma tutto. Fuori gioco, ma che brivido. Sembrava poter andare, ma era al di là. Perdono il possesso del pallone. Ed ecco l'arbitro che fischia